dobbiamo risolvere il punto B di esercizio che ci chiede di calcolare quale sia il massimo SNR ottenibile dall'uscita del demodulatore qualora si utilizzasse una modulazione analogica di angolare FM. La prima domanda che dovreste porvi è: perché mi chiede il massimo SNR possibile? Cosa c'è di variabile per cui io ho più valori SNR e fra questi più valori SNR devo prendere quello più grande? Parametro beta. Esattamente, il parametro beta che non è definito qui, non è assegnato. Allora devo scegliere fra tutti i beta che sono possibili quello che mi garantisce l'SNR più grande. Ma poiché l'SNR è cresce quadraticamente con beta, quindi crescente, devo prendere il beta più grande. Devo prendere l'indice di modulazione più grande fra tutti quelli possibili. Quindi il problema qui è quello di calcolare l'indice di modulazione beta più grande che potete. Tuttavia, come sapete bene, questo indice di modulazione beta non può essere troppo grande per due motivi. Uno, perché se è troppo grande la banda occupata sul canale diventa troppo grande e andate fuori il limite che è dei 100 kHz qui. E due, se la banda sul canale è troppo grande, la potenza di ingresso di rumore in ingresso al demodulatore è troppo grande e dunque l'SNR in ingresso al demodulatore è troppo grande, troppo piccolo, scusate, e non vale più l'approssimazione questa qui, che vale da solo per elevati SNR in ingresso al demodulatore. Quindi beta non deve essere troppo grande, altrimenti la banda occupata sul canale è troppo grande e vado fuori margini. E perché altrimenti la potenza l'ingresso di rumore, l'ingresso del demodulatore è troppo grande e non vale più l'ipotesi di SNR in ingresso molto maggiore di 1. Le due condizioni diventano quindi il beta più grande tale che 2 beta più 1 V doppio deve essere minore o uguale alla banda occupata sul canale. E beta più 1, che era l'SNR di soglia, deve essere più piccolo dell'SNR di banda base, che nel nostro caso è 40 dB, cioè 20.000, mentre la banda occupata sul canale massima è 100 kHz. Ok? Vi ricordo che questa condizione qua veniva fuori perché la potenza ricevuta diviso N0 per la banda occupata sul canale deve essere molto maggiore di 1, elevato al rapporto segnale rumore in ingresso al demodulatore. Questo deve essere molto maggiore di 1. Che vuol dire molto maggiore di 1? Prendiamo per convenzione maggiore di 10 volte. Ma B con C è, posso moltiplicare e dividere il V doppio, questo è l'SNR in banda base, V doppio su B con C è 1 diviso 2 beta più 1, da cui vedete che 2 beta più 1 per 10, 20 beta più 1, deve essere minore l'SNR in banda base, 20 beta più 1 minore l'SNR in banda base. L'abbiamo visto la volta scorsa, l'abbiamo ripetuto rapidamente qui per ricordarlo. Se guardate rapidamente questi due oggetti, avete che la riga di sopra è 2 beta più 1 minore o uguale di 100 kHz diviso 5 kHz fa 20 kHz, scusate, fa 20. Mentre la riga di sotto è 20 beta più 1, se faccio diviso 10 è 2 beta più 1, minore o uguale di 20.000 diviso 10, 2.000. Come vedete la condizione più stringente è quella di sopra, il vincolo di banda, non il vincolo di SNR.
e quindi beta deve essere minore o uguale a 9. Di conseguenza, siccome il segnale più grande si apre il valore massimo di beta, prendo il valore limite, beta uguale a 9. Ok? Possiamo quindi rispondere alla domanda B e dire che il massimo SNR garantito da una modulazione FM si ha quando l'indice di modulazione beta fa 9, nel qual caso l'SNR che si può ottenere è 3 beta F massimo potenza del messaggio normalizzato SNR in banda base, che nel nostro caso è 3 per 9 al quadrato 81 per potenza del messaggio normalizzato un decimo per SNR in banda base 20.000, cioè 2 per 10 alla 4. Che il decibel è, qualcuno ha una calcolatrice per favore? Sì. Ok. Piccola 8. Sì, questo è un punto. Va bene? Allora, mancano 30 di minuti, penso che faremo soltanto altri due esercizi e l'argomento successivo, che è la conversione analogico-digitale, lo cominceremo domani. Esercizio 0 e W e Φ è un uniforme tra 0 e 2π greco e sono indipendenti. La domanda è, non c'è, ma calcoliamoci un po' tutto, ci riusciamo a calcolare la PSD e la potenza. Quindi è un segnale sinusoidale in cui varia la frequenza in maniera aleatoria, varia la fase in maniera aleatoria e anche l'ampiezza in maniera aleatoria. Cominciamo col calcolare la media. Quanto fa la media secondo voi di questo segnale? Lambda 4 mezzi?
No. Guardate bene come è fatto questo segnale, ha un'ampiezza, una frequenza, cioè poi c'è una fase uniforme. Se su un coseno ci mettete una fase uniforme, quanto fa la media? Ricordate che il coseno è la proiezione del punto sulla circonferenza unitaria, che può essere un punto a caso perché la fase è uniforme, la proiezione sulla x, qualche volta è positiva, qualche volta è negativa, quanto farà la media secondo voi? La media fa certamente 0, e per calcolarlo basta fare il teorema della media condizionata, quindi ci sono tre variabili, potete condizionare l'ampiezza, condizionare la fase, la frequenza, scusate, poi fare la media sull'ultima variabile φ, quindi per ogni fissata ampiezza e per ogni fissata frequenza fate la media rispetto alla fase e poi dopo fate la media rispetto all'ampiezza e alla frequenza. Tuttavia non sarà necessario, perché se voi fissate l'ampiezza e fissate la frequenza, questi due cerchi sono fissati, allora avete la media di un segnale che è coseno di qualcosa più φ. Ok? Questa media qui dentro è semplicemente 1 su 2π greco, integrale fra 0 e 2π greco di a coseno. Dove questa è una costante, chiamatela teta, e questa è una costante. Quanto è questo integrale? 0. L'avete fatto a probabilità di informazione, ma in realtà l'integrale è coseno, che si fa alle scuole superiori. Ok? Quindi per ogni fissata ampiezza e frequenza questo oggetto ha media 0. Quando andate a fare la media di 0 rispetto all'ampiezza e alla frequenza rimane 0. Ma media nulla questo segnale. A questo punto è un buon candidato ad essere un segnale SSL. Calcoliamo la autocorrelazione statistica, se non dipende dal ritardo è SSL e quell'autocorrelazione è proprio l'autocorrelazione che cerchiamo sulla statistica. Non serve fare anche l'autocorrelazione media. Questo non ci serve a nulla e portiamo avanti questo conto. Message per messaggio, a coseno per a coseno, a quadro coseno coseno. Qui abbiamo una media di una funzione di tre variabili aleatorie, serve la congiunta. Tuttavia queste tre variabili aleatorie sono indipendenti, la congiunta è il prodotto delle marginali. Tuttavia questa è la media di un prodotto tra A, quadro, e un'altra variabile aleatoria che dipende da φ, da φ con m. Quindi quest'altra variabile aleatoria, che si chiama coseno coseno, è una variabile aleatoria che dipende da φ e da f con m, che sono indipendenti da quadro, e dunque anche questa funzione coseno coseno che dipende da φ ed f con m sarà indipendente da questa variabile qui. Quindi la variabile aleatoria a coseno coseno, che fatemi chiamare y, e la variabile aleatoria a quadro sono indipendenti. Prodotto di variabili aleatorie indipendenti, media del prodotto è il prodotto delle medie.
Quindi questa diventa la media di A quadro per la media del coseno. Anzi, del coseno coseno. Come ogni volta che abbiamo un coseno coseno, lo scriviamo come coseno della somma e coseno di differenza, diviso 2. Quindi A quadro mezzi, media del coseno della somma, somma è la somma delle medie, perché la media è un operatore lineare. Cominciamo a calcolare queste medie che abbiamo lì. Medie di A quadro, come si calcola? Integrale di x quadro per la densità. La densità chi è? Quella di un esponenziale. La densità dell'esponenziale parametro lambda è lambda elevato a meno lambda x. Solo per x positivi. E allora l'integrale non va da meno infinito a più infinito, ma solo da 0 a più infinito. L'integrale semplicissimo, x quadro elevato a lambda x, lo fate per parti. In realtà già so quanto fa, perché questo è il valore quadratico medio di un esponenziale. In realtà e di a alla k fa k fattoriale su lambda alla k per un esponenziale. Nel nostro caso sarà 2 fattoriale, cioè 2 diviso lambda quadro. Ok? Ma in realtà, se non ve lo ricordate, lo potete ricavare, è un integrale immediato. Si deriva x, con due derivate va da x quadro, diventa 2x e poi 2, e poi si integra elevato a lambda x e potete integrare quante volte volete. Poi c'è quest'altra media qui dentro, ma questa media qui dentro è esattamente quella di sopra, dove non c'è da mediare rispetto a. Teorema della media condizionata: la media rispetto a f con m e a φ è la media rispetto a φ condizionata a f con m e poi mediate rispetto a f con m. Ma quando condizionate f con m questo oggetto diventa una costante, avete la media di un coseno la cui fase è aleatoria tra 0 e 2 pi greco, uniforme, media nulla, e quindi questo fa 0. Rimane soltanto questo oggetto qui che andiamo a valutare qui a fianco, è la media di un coseno di una variabile aleatoria. Come si calcola questa media? La media di una funzione di variabile aleatoria è l'integrale della funzione per la densità. Integrale della funzione coseno di 2 pi greco x tau per la densità era uniforme fra 0 e w, quindi la densità sarà 1 su w. La media di una funzione di una variabile aleatoria è quella funzione per la densità integrale. Fortunatamente questo è un integrale molto semplice, perché è integrale del coseno, che si chiama seno. L'argomento è lo stesso, perché
al denominatore ci sarebbe semplicemente 2π greco tau, ma poi c'è il w della densità che dà 2π greco tau w. Ma questo è sen x diviso x si chiama sinc, quindi è sinc di 2w tau. Quindi abbiamo trovato la autocorrelazione statistica che è pari all'autocorrelazione perché non dipende dal tempo ma solo dal ritardo e dunque SSL e diventa 2 su lambda quadro per un mezzo fa 1 su lambda quadro per la funzione sinc di 2 w tau e questa è l'autocorrelazione del messaggio m nel ritardo tau. Tutto chiaro? Quindi la potenza è l'autocorrelazione in 0, che è quindi 1 su lambda quadro. Ma ci stava perché qui ho un A coseno. Se tutto fosse costante, la potenza di questo segnale sarebbe A quadro mezzi. Ok? Siccome non è tutto costante, ma ci sono delle variabili d'ora di mezzo, questo coseno contribuisce per un mezzo. A ha potenza a quadro medio, che essendo un esponenziale è 2 su lambda quadro, quindi questo è 2 su lambda quadro, questo è un mezzo, rimane 1 su lambda quadro. Questo è proprio a quadro, non è a quadro mezzi, è a quadro medio mezzi. PSD. La PSD è la trasformata di Fourier dell'autocorrelazione, quindi di questo oggetto, e quindi diventa 1 su 2 lambda quadro 2 W, finestra rettangolare, in F su 2 W. Quindi fra meno W e W è una costante che fa 1 su lambda quadro 2 W e quindi la banda è W chiaramente, ma anche questo si capiva perché era un coseno a frequenza F con M ed F con M è una variabilatoria uniforme fra 0 e W, quindi qualche volta sta vicino a 0, qualche volta sta vicino a W. Cosa uscirà mai fuori? Una PSD che è piatta perché è uniforme e quindi tutte le frequenze hanno la stessa densità di potenza da 0 a W, oltre W non c'è nulla perché questo coseno non assume mai frequenze oltre W. Ok? Bene. Un altro esercizio. C'è un segnale x e t che è a coseno di 2π greco f con 0 p più φ, dove f con 0 e a sono costanti, mentre φ è una variabile uniforme fra 0 e 2π greco.
si forma il segnale y di t pari al segnale in ingresso x e t più la sua derivata. Verificare che y è SSL. E calcolare la potenza, la PSD, scusate, e la potenza di Y quando l'ampiezza A fa 5 per 10 alla meno 5 e la frequenza F0 fa 10 kHz. Quindi ampiezza A 5 per 10 a meno 5, frequenza F0 10 kHz. Ok? Dobbiamo verificare il CSSL, per cui valutiamo la media e l'autocorrelazione statistica. Y, quindi come prima cosa forse ci conviene ricavare Y. Y è X che ha coseno più la sua derivata, e quindi è la derivata del coseno meno seno ok stabilito, e questo è y, x più la sua derivata, la media di y è ovviamente nulla. Perché come prima, anzi adesso a differenza di prima, ampiezza e frequenza sono costanti, quindi l'unica variabile aleatoria è la fase φ, che è uniforme fra 0 e 2π greco, e l'integrale del coseno fa 0. Anche l'integrale del seno sulla periodo fa 0. Dobbiamo solo calcolare la autocorrelazione statistica, y t meno tau. Ora, y è la somma di due termini, coseno e seno. Dunque, quando faremo y per y di tardato, avremo il primo per il primo per il secondo per il primo e il secondo per il secondo. Quindi avremo coseno coseno, coseno seno, seno coseno e seno seno. Quattro termini. Siccome sono tutti termini del tipo coseno per seno coseno, li svilupperemo come seno coseno della somma e seno coseno della differenza. Quelli con la differenza, la fase in comune andrà via e la media non agirà. Quelli con la somma avranno doppio della fase, ma la media farà zero. Questa è l'idea. Scriviamolo. Saltiamo anche passaggio. Abbiamo questo per questo ritardato. Quindi dobbiamo fare il primo per il primo, a coseno per a coseno, a quadro coseno coseno. Ognuno se lo può fare con il proprio quaderno. Coseno, coseno. Poi avremo coseno per seno. E scusate, ma la quadra addirittura è comune a tutti.
qui abbiamo il primo per il secondo, quindi meno coseno seno. Poi abbiamo il secondo per il primo, cioè seno coseno. E poi abbiamo il secondo per il secondo, quindi meno seno per meno seno, più seno quadrato, scusate, più seno seno, perché non hanno la stessa fase. Ci vuole più tempo a scriverlo che a fare la media, perché le medie saranno tutte semplicissime. Alcune fanno il 0, altre fanno. Sono costanti, quindi la media è la costante stessa. Senza t davanti a seno, al seno. Certo, qui non c'è t. Neanche qui. Neanche qui. Soltanto le formule da adottare, vi ricordo che coseno di alfa più beta è coseno di alfa coseno di beta meno seno di alfa seno di beta, mentre invece seno di alfa più beta è uguale a seno coseno più coseno seno. Di conseguenza, se volete sviluppare coseno coseno, è un mezzo coseno della somma più coseno della differenza. Se invece volete il seno coseno, il seno seno, sarà uguale a un mezzo, serve il coseno della differenza meno il coseno della somma. Se volete il seno coseno, qui c'è questo termine qua, quindi basta fare il primo, quindi è seno della somma più seno di differenza. E se volete il coseno seno, vi serve questo termine qua, quindi basta il seno della differenza. Cambiato di segno e seno della somma. Ok? Quindi questi sono gli oggetti che ci servono. Li abbiamo scritti qua di lato, voi non dovete scriverli perché lo sapete già. Oppure potete prendere le forme, come le ricordate, e li andiamo a mettere qui. Proseguendo questa, anzi, prima di fare questo vado a scrivermi anche un'altra cosa, perché quando dico somma intendo la somma dei due angoli, e qua gli angoli sono due, il primo e il secondo, va bene?
Quindi questo oggetto che ho indicato con somma si chiamerà la somma di quei due, quindi sarà 2 pi greco 2 fct oppure fc di 2t meno tau più fi più 2fi, mentre la differenza degli angoli sarà 2 pi greco fc tau. Ok? La somma degli angoli, la somma di questi due, qui ci sta 2fct, cioè fc 2t meno tau, più 2φ, e la differenza degli angoli mai solo tau. Quindi, ogni volta che qui apparirà la media della somma, sarà la media della somma di un coseno, del coseno della somma o del seno della somma, ma il seno coseno della somma è questo oggetto qui, e quando φ è una variabilatoria fra 0 e 2 pi greco, e questa è una costante, la media del seno del coseno fa 0. È chiaro? Mi stai seguendo, ragazzi? Quindi posso riscrivere subito quanto fa la, tra l'altro che non dipende da tau, scusate, da t, quindi a SSL, ma comunque cancelliamo e proseguiamo questa equazione qui, cioè ci stiamo calcolando la media di yt e yt meno tau. Ottenete a 4 mezzi, che è comune a tutti, perché il coseno coseno diventa un mezzo, un mezzo, un mezzo, un mezzo, lo porto fuori. Coseno coseno è coseno della somma, la media fa 0. E coseno della differenza? Coseno di 2 pi greco fc tau, la cui media è se stesso perché è una costante. Poi ci sta meno 2 pi greco fc per coseno seno. Coseno seno è seno della somma va 0 meno seno della differenza, rimane meno seno della differenza, il compito davanti fa più. Media di questo oggetto fa l'oggetto stesso perché è costante. Poi abbiamo meno seno seno, e scusate, seno coseno, e seno coseno è seno della somma che fa 0 più seno della differenza che è seno della differenza. E infine rimane 2 pi greco fc quadro seno seno, che si può scrivere come coseno della differenza e coseno della somma, che però a media nulla. E come vedete questi due termini sono uguali e opposti. Scusate, in modo sono uguali ma hanno segni opposti, di conseguenza si evitano. Avete domande su questo ultimo passaggio? Perché sto per cancellare questa parte qui. Come vedete dipende dal solo ritardo, di conseguenza è SSL, e la autocorrelazione è proprio quell'oggetto lì. F con C, si chiama F con 0 forse, vabbè. F con 0 al quadrato. Coseno. Per cui la PSD è la trasformata di Fourier di un coseno, perché tutto il resto non dipende dal ritardo tau, e sono due delta. Quindi è a quadro quarti
1 più 2 pi greco f0 al quadrato per una delta di f meno f0 e una delta di f più f0. Quindi avete questa PSD. Che non è una cosa incredibile, perché in ingresso avevate un coseno più la sua derivata, dove non variava la frequenza, variava solo la fase. Quindi il segnale uscente era un coseno più la sua derivata, cioè un seno, ma sempre la stessa frequenza. Quindi questo segnale y aveva un'unica frequenza, f con 0. E infatti la densità spettrale di potenza ha un'unica frequenza, f con 0. L'ampiezza è costante, e infatti c'è c quadro mezzi, più quest'altro oggetto. Questa è la potenza del termine x, e questa è la potenza del termine derivata di x. La derivata di x è la derivata del coseno, quindi seno, sempre una c quadro quarti delta a più fc delta meno fc, però per la derivata dell'argomento che c'è dentro, quindi 2 pi greco f0 al quadrato. Chiaramente se la frequenza è molto grande, questo oggetto diventa molto grande, ma è ovvio, perché voi avete un coseno a frequenza f0, se lo derivate all'ampiezza del coseno, che derivata diventa seno, ci va f0. Ma è giusto, perché se avete un coseno a frequenza molto elevata, la sua derivata sarà molto grande. Bisognava calcolare ora la potenza quando y non faceva, l'ho cancellato, quindi ci serve l'autocorrelazione di y, va data in 0, quando a faceva 5 per 10 alla meno 5. Quindi f0 era 10 kHz. Chiaramente quando avete 10 kHz, quindi 10 alla 4 elevato al quadrato fa 10 alla 8, rispetto a 1, questo non conta nulla, sarebbe un 1 all'ottava cifra decimale. Quindi questo lo potete togliere, rimane soltanto a 4 mezzi, quindi è 5 al quadrato fa 25 per 10 alla meno 10 diviso 2, poi rimane 2 pi greco f0 al quadrato, quindi rimane 4 pi greco 4 f0, ma f0 è 10 kHz, quindi 10 alla 4 al quadrato fa 10 alla 8, e poi coseno a 0 che fa 1. 4 per 25 fa 100, per 10 alla 8 fa 10 alla 10, che significa 10 alla meno 10. Giusto? Rimane pi greco 4 mezzi. Questa è la potenza di quel segnale.